Aspettando di scoprire il processo di elettrificazione che abbraccerà anche la Mustang, proponendo prima una variante ibrida e poi un'elettrica, Ford sfoggia l'ultimo V8 sul nuovo cavallo di razza Made in USA. Arrivata la settima generazione, questa muscle car si aggiorna nell'estetica, preservando la propria essenza, almeno per l'ultima volta. Un DNA muscoloso e attraente, con una nota di originalità e cattiveria frutto del lavoro dei designer Ford. Lo sguardo frontale viene catturato dalla presenza di una nuova firma luminosa, assottigliata in tre linee orizzontali, lasciando spazio alla calandra centrale e alle grandi prese d'aria laterali, in particolare nelle versioni GT. Ancora più originale è la parte posteriore, che mantiene l'iconica firma luminosa, assottigliando e ribassando però la linea di coda, offrendo così un look retro ispirato al passato. Se fuori il ritocco estetico aggiorna uno stile iconico, all'interno assistiamo ad una rivoluzione sotto il nome della tecnologia. I due schermi di cockpit e infotainment rubano la scena ad un abitacolo ben rivestito. In nome della pulizia, Ford ha rimosso i comandi fisici di radioclimatizzatore, lasciando il tunnel centrale occupato solo da ciò che conta davvero. Immancabili caratteristiche di una Mustang, il cambio rigorosamente manuale e la leva del freno a mano ci ricordano il piacere di guidare analogico, anche se la funzione rate matching del cambio si traduce in musica dallo scarico di questa muscle car. Per i più pigri, disponibile anche il cambio automatico a 10 rapporti, che permette anche di sfruttare al meglio le 6 modalità di guida disponibili per cucirsi addosso la potenza di questa Mustang. Per i meno estremi, invece, si può anche rinunciare al 5000 V in favore dell'EcoBoost a 4 cilindri, soluzione più sostenibile in tutti i sensi, ma che perde l'emotività di questa icona da sempre divoratrice di benzina. Così, con l'arrivo di questa settima generazione tra 2023 e 2024, gli appassionati potranno ancora godere del sound del più famoso motore a stelle e strisce per qualche anno, rimandando in questo modo la data dell'ultimo rodeo.